Quando si parla di dolci, Stefano Ceresani risponde. È stato presentato anche per questa edizione un po' particolare dovuta al Covid, il dolce di Carnevale. Appuntamento ormai fisso, il pasticcere ha realizzato la torta divina, nome per richiamare appunto il tema della manifestazione di quest'anno, ovvero Dante Alighieri. Come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo fatto appunto la torta del Carnevale di Fano. Ma siccome quest'anno la carnevalesca purtroppo per varie ragioni che sappiamo non ha potuto fare il pupo, allora abbiamo dovuto inventarci un qualcos'altro per fare la torta. E la torta appunto dedicata a Dante, e Dante che sono i 700 anni che ci ha lasciato, e speriamo che sia una cosina buona gradita ai fanesi. La torta è stata realizzata rigorosamente di cioccolato con il 67% di cacao, quindi dal gusto un po' amaro. All'interno una ganache di cioccolato bianco arricchita da wafer tritati che donano una speciale croccantezza al dolce. Il tutto ricoperto da uno strato di cacao puro. Alla presentazione la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli, Giorgio Gragnola della Fondazione Carifano, Confcommercio Fano con Barbara Marcolini e l'assessore Etienne Lucarelli. Tutti gli anni ci fa assaggiare le sue bontà, ma devo dire quest'anno fa una cosa in più, ci manda veramente un bel messaggio di speranza, perché anche in un momento così delicato in un qualche modo addolcisce anche gli occhi con queste prelibatezze che ha realizzato. E io tramite lui, tramite questo bel messaggio, voglio anche ringraziare tutti i commercianti, tutto il mondo economico che in questo periodo stanno cercando di sistemare le vetrine, stanno cercando di fare attività, perché alla città arriva veramente un bel messaggio. Facciamolo tutti insieme, lavoriamo uniti e questo periodo sarà sicuramente più lieve.